Allora, buongiorno, a tutti e grazie per essere qua ancora con noi su TV Radicale. Allora, passerete adesso 2 ore con me e questo spazio lo divideremo in 3 parti, una prima mezz'ora diciamo con la rubrica libreria liberale, liberista, libertaria, poi alle 14.30 ci collegheremo con Salvatore Antonacci per la sua ormai solita rassegna stampa internazionale, che anche questa settimana è ricchissima di contenuti, e poi avremo una terza parte in cui riscopriremo qualche video storico, diciamo, soprattutto qualche video sulle dichiarazioni di voto che hanno fatto la storia per i radicali. Allora, come vi ho appena detto, iniziamo subito con la libreria liberale, liberista, libertaria, come sempre tenuta da me, Matteo Mainardi. Allora, prima di iniziare vi volevo leggere la prefazione di questo libro, di cui non vi svelerò per il momento né il nome né l'autore. Vi dico solo che è un articolo è apparso sull'Indipendente il 1° dicembre del 2004 ed è intitolato Signore, Signori, visita guidata ai misteri della vita. Signore, signori, benvenuti nella Salpinge. Siete pregati di non accalcarvi alle fimbri e di non lasciare graffiti sull'epitelio. Prego, attenzione, fate largo, ecco che arrivano un ovocita e uno spermatozoo. Stanno per fondersi, tra poco qui avremo una persona. Emozionati, vero? Pronti a cogliere l'istante? Fatto! Bello, eh? Signore, signori, come da pagina 3 del libretto che avete avuto all'ingresso, ecco a voi la persona. Ora spostiamoci nell'utero, seguiremo le fasi dell'impianto. Attenzione allo sbalzo di pH, mi raccomando, ma prima, domande? Mi scusi, ma se adesso lo zigote si dividerà per dare luogo a 2 gemelli omozigoti, la seconda persona arriverà dopo, in un secondo momento, o già adesso in quell'unica cellula ce ne sono 2? Lei capirà, signor Cicerone, nell'uno e nell'altro caso, quello che c'è scritto qui a pagina 3 salta. Come salta? Sì, la regola, ogni zigote una persona salterebbe in entrambi i casi. Senta, signore, si è messo in testa di rovinare l'incanto delle origini della vita agli altri visitatori? Cos'è lei? Un laico? Bene, questo articoletto, come vi dicevo, è apparso sull'Indipendente il 1° dicembre del 2004 e ci introdurrà all'argomento di oggi. Ancora non vi dico niente sul libro e sull'autore, ma vi lascio 10 minuti a vedere un video sulla prima marcia per la libertà religiosa che si è tenuta a Roma a metà giugno di questo anno, perché appunto poi ci introdurrà all'argomento. Ok, adesso. Allora, eccoci qua di nuovo in studio, abbiamo visto un video sulla prima marcia sulle libertà religiose organizzate a giugno 2010, quindi quest'anno, dai radicali italiani. Ma appunto questo ci deve servire da spunto per introdurre il libro che vi consiglio oggi, che è un libro che raccoglie degli articoli di Luigi Castaldi e appunto si chiama Giuliano Ferrara non è una muffa. Giuliano Ferrara non è una muffa, titolo diciamo
irriverente, che prende appunto in giro una celebre frase ormai di Giuliano Ferrara, che è: l'embrione non è una muffa. Già abbiamo potuto ascoltare dalla prefazione che vi ho letto prima quello di cui andremo a parlare ora, e appunto iniziamo subito con l'inizio di questo libro intitolato Preliminari, di questa sezione del libro intitolata Preliminari di un'autodifesa laica, con un primo articolo di Luigi Castaldi apparso sull'Indipendente il 21 ottobre del 2004, intitolato Cloro al clero. Quando il fondatore della Compagnia di Gesù, la milizia personale del Papa, scrive nei suoi Ejercicios Spirituales che todo modo è buono para buscar y hallar la voluntad divina, c'è da giurare che intenda davvero todo modo, non escluso il gioco sporco, evidentemente. Se le milizie effettive e quelle ausiliarie sentono oggi necessario addirittura il più sporco di tutti, cambiare il senso alle parole. Così, quando col lirico vittimismo esse lamentano un'offensiva anticlericale, è chiaro che agitano la suggestione di una persecuzione che non è né nelle parole né nei fatti. Nessuno vuole ricacciare i cristiani nelle catacombe, e alla fin fine perfino il più bestiale satanista, almeno una zia suora. Nessuno, davvero nessuno, crede che Santa Roma Chiesa non possa dire la sua su tutto, esperta in umanità com'è. L'anticlericalismo è il rifiuto del clericalismo, non altro. Piuttosto, cos'è il clericalismo? Risparmierei volentieri ogni citazione ai miei 7 lettori, ma contro il gioco sporco non si può far altro. Così, da un qualsiasi dizionario storico, nell'Italia post-unitaria il clericalismo fu la posizione dei laici cattolici che, seguendo le direttive della Chiesa di Roma con il non expedit, si estraniarono dalla vita politica del nuovo Stato e appoggiarono la posizione intransigente del Papa. Dopo la Grande Guerra, venuto meno il non expedit, il termine passò a indicare la posizione dei fautori della presenza di clero e laici cattolici nella vita dello Stato. E che presenza, che obbedienza alle direttive! D'altra parte, i fautori di cui sopra attingono le loro tostissime certezze cavandole da una ragione che si arrende alla fede, e nell'arrendersi si arma. I dogmi sono tonici, si sa. Del metodo, del modo, già si è detto. E i tempi sono congrui, parrebbe. Se la Chiesa è Cristo, e Cristo vivente. Se Cristo è Dio fatto uomo, se il Verbo è la verità eterna, risparmiandovi i passaggi intermedi, è chiaro, i cattolici hanno tutto il diritto e il sottinteso dovere di tradurre in legge dello Stato il Magistero Vaticano. Almeno provarci. Coincidenza di peccato e reato che si rivela salutare per l'anima, se la cosa quaglia. Non può lamentarsi il non credente, perché non tutto ciò che è immorale poi diventa illegale. Ad esempio masturbazione, rapporti sessuali prematrimoniali, contraccezione, divorzio e omosessualità non sono illeciti. Così al clericale è fatto salvo il diritto di dire all'anticlericale, dalla culla alla tomba, che per queste cose quello andrà all'inferno. Però se l'anticlericale scrive su un muro con una mano di carminio «cloro al clero», è chiaramente un intollerante. Se raccoglie firme per il referendum abrogativo di una legge che piace alla Chiesa, sta spaccando le coscienze d'Italia. Perché in quale altro paese può accadere tutto questo? Bene, ricordo che l'articolo che ho appena letto, che è il primo del libro Giuliano Ferrara non è una muffa, è stato scritto da Luigi Castaldi sull'Indipendente il 21 ottobre del 2004.
Io direi che non può essere mio compito in questo momento commentare un articolo del genere, visto che è chiarissimo, e soprattutto forse ci può servire per metterci una pulce nell'orecchio, per poi condurre noi stessi una personale riflessione. E proprio per questo vi voglio rileggere due pezzettini che ho letto già in quest'articolo, che meritano di essere sottolineati e soprattutto meritano una riflessione da parte nostra. Allora, il primo è: nessuno vuol ricacciare i cristiani nelle catacombe, e alla fin fine perfino il più bestiale satanista, almeno una zia suora. Nessuno, davvero nessuno, crede che Santa Romana Chiesa non possa dire la sua su tutto, esperta in umanità com'è. L'anticlericalismo è il rifiuto del clericalismo, non altro. Piuttosto, cos'è il clericalismo? Bene, perché vi ho letto questo pezzo? Vi ho letto questo pezzo perché effettivamente spesso si sente parlare di clericalismo non ponendosi la domanda fondamentale: che cos'è l'anticlericalismo? E per capire cos'è l'anticlericalismo dobbiamo prima capire cos'è il clericalismo. Io ora non andrò a dare la definizione, almeno per quanto mi riguarda personale, mia personale, ma invito a tutti a fare una riflessione su questo, perché spesso si sente confondere l'anticlericalismo con quello che in verità è semplice laicismo. Il secondo pezzo di quest'articolo che vi voglio andare a leggere è il seguente: i cattolici hanno tutto il diritto e il sottinteso dovere di tradurre in legge dello Stato il Magistero Vaticano. Almeno provarci. Ecco, perché vi ho riletto questo pezzo? Perché non dobbiamo mai scordare che la politica è un bilanciamento di interessi diversi, e spesso di interessi contrastanti. In questo, quindi, non dobbiamo mai dimenticare che nella società ci sono anche i cattolici, e quindi non dobbiamo operare nei loro confronti mai una sorta di intolleranza. E infatti, come ci diceva nella fine dell'articolo, se l'anticlericale scrive su un muro con una mano di carminio cloro al clero, è chiaramente un intollerante. Bene, l'intolleranza non è mai stata praticata dai radicali, però spesso c'è questo rischio, e quindi teniamo bene a mente che i cattolici hanno tutto il diritto di tradurre in legge dello Stato il Magistero Vaticano. Naturalmente il nostro compito è quello di conciliare questo loro diritto con la laicità dello Stato, quindi con tutti i diritti e tutti i doveri a cui devono poi sottostare anche loro. Io ogni tanto vado a leggere la chat, perché leggendo purtroppo non riesco a seguirla, ma non mi sembrano solo Mattia mi chiedeva dove sta Matteo a Pesaro. E poi non ci sono per il momento altre domande. Per concludere, visto che ho detto che non volevo commentare questo articolo, invece mi sono spinto anche fin troppo oltre, vi vado a leggere subito il seguente articolo, che non vorrei sbagliarmi, ma dovrebbe essere del Riformista dell'11 gennaio del 2004. Questo ve lo leggo proprio senza farci nessun commento, proprio ve lo giuro sopra. Si chiama "Si fa presto a dire laico". Si fa presto a dire laico. Una piccola differenza scava un solco incolmabile tra laico e laico. È il rapporto con la fede. Su questo discrimine tra laico, come non credente o agnostico, e laico, come non appartenente al clero,
farò un esempio molto semplice, per evitare noiosi citazioni da Sant'Agostino a Sant'Anselmo. Tenendomi strettamente aderente all'ambiguità del termine, laico sono io, che non ho fede e dunque brucerò in eterno. E laico è, che so, un Antonio Socci, che è per il Presbiterorum Ordinis, uno degli altri fedeli, appunto non appartenenti al clero, chiamati alla partecipazione del suo regno per la grazia di Dio. Inutile ripetercelo, la fede è un dono, c'è chi l'ebbe e chi no. Altrettanto inutile indagare per quale motivo ciò possa accadere, senza che questa vera ingiustizia dia una ragione del perché io debba ardere e Antonio Socci no. A meno che non si voglia tirare in ballo qualche disegno misterioso e ignoto alla mente umana, se non a quella di Antonio Socci, alla mia. E qui son certo, mi scuserà sia il laico che ho citato come esempio, ma aspetto anzi che si ricordi di me nelle sue preghiere casalinghe e pellegrine, sia un qualsivoglia appartenente al clero, che, sempre secondo il Presbiterorum Ordinis, deve aver cura di quanti hanno abbandonato la frequenza dei sacramenti o forse addirittura la fede e, come buoni pastori, non devono tralasciare di andare alla loro ricerca. Sto qui, aspetto. Questa piccola, ma forse a questo punto grande, differenza, con effetto logico a cascata, porta un laico a ritenere la lettera dei vescovi del cardinale Ratzinger uno scritto misogino, inegalitario e discriminatorio, ed un altro laico a considerarla una strepitosa prova di modernità. Il che è pure possibile, volendo, se si ricorda ai distratti che per la Chiesa di Roma erano arti demoniache, le autopsie nel 1850, il treno a vapore nel 900, il parto indolore nel 1956 e la fecondazione assistita nel 2004, tutte arti demoniache. La fede in Dio, sempre quella. Non parlo ovviamente di un qualche vago percepire il metafisico, tenendolo sospeso tra il credere o no. Anche un ateo può trovare, con un piccolo sforzo, gli estremi della concessione all'agnosticismo, nel suo vago percepire il metafisico. E così salvarsi dall'eterno ardere aggrappandosi a un Dio che è una categoria, e non un ente. È quello che disperatamente tenta un senza Dio come Giuliano Ferrara. Non tanto con le autopsie, il treno a vapore, il parto in dolore, perché su queste arti demoniache avrebbe chiuso un occhio sia Mendola sia Craxi, e ragionevolmente lo chiude pure il CAV. Ma anche per un senza Dio è facile aggrapparsi alla categoria, almeno con la fecondazione assistita. Che poi la lettera ai vescovi altro non sia che l'ennesima circolare interna per ribadire che le suore non possono dir messa, perché una ragione ci deve essere se Cristo è venuto in terra in corpo maschio, sta storia può al massimo sconfiferare una suora che si senta molto maschia. Bene, io sono arrivato, questo articolo non lo commento perché naturalmente si commenta da solo, e come sempre era sempre per mettere una pulce nell'orecchio, per pensare quindi uno a che cos'è il clericalismo e quindi l'anticlericalismo, e uno a valutare sempre questa differenza tra il laico come il laico credente, cioè non appartenente al clero, e il laico proprio nemmeno credente. Bene, a questo punto io ho finito il mio tempo, dovrei passare alla rassegna internazionale a cura di Salvatore Antonacci, ma prima, per restare proprio in tema di anticlericalismo, vi mando un piccolo video di 5 minuti di Mario Staderini, intervistato su Sky TG24, mi sembra, che parla dei beni immobiliari del Vaticano. Ve lo mando subito in onda e ci vediamo subito dopo.